Italia zona rossa per Natale, si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi di unirsi ai familiari. La campagna vaccinale anti-Covid inizierà dagli operatori sanitari e dagli anziani ospiti delle RSA. La Sicilia è la seconda regione d'Italia ad avere attivato un form di registrazione per la vaccinazione. Già in navigazione verso l'Italia, 18 pescatori mazzaresi trattenuti a Bengasi per 108 giorni. La gioia dei familiari nell'apprendere l'inaspettata notizia a pochi giorni dal Natale. L'IRFIS in supporto delle imprese siciliane, erogati 2.700 finanziamenti nel 2020, sono soprattutto le imprese giovanili e femminili, le start-up a chiedere e ottenere un sostegno. Sbloccati 1,6 milioni per il bacino di carenaggio del porto di Trapani, al via la manutenzione straordinaria. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di venerdì 18 dicembre. Come avete sentito dai titoli, Italia zona rossa per Natale. Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi, non più di due, di unirsi ai familiari per il cenone. Il nuovo DPCM ormai addirittura d'arrivo. L'ipotesi più probabile resta sempre quella di una zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 al 27 dicembre, il 30 e il 31 e il 5 e il 6 gennaio o per l'intero periodo fino al 3. Si tratta ancora sulle deroghe al divieto di spostamento, in particolare per consentire ai nonni o comunque a congiunti non conviventi, non più di due, di unirsi ai familiari per il cenone. Il quadro dovrebbe essere definito in Consiglio dei Ministri. L'alternativa, anche se appare meno probabile, è un lockdown unico dal 24 dicembre fino al 3 o al 6 gennaio. Il messaggio che arriva dal governo è quello di Francesco Boccia, cioè quello del rigore. Natale è più rischioso di Ferragosto, ha detto il ministro degli affari regionali, che ha rinviato la riunione con la conferenza dei governatori. Dovremmo passarlo ognuno a casa propria per tutelare i più fragili e gli anziani. Chi pensa a feste e cenoni si sbaglia di grosso, dice Boccia, che elogia il leghista Zaia per la decisione di chiudere i comuni. Non possiamo aspettare ulteriormente, ha detto il presidente Veneto parlando del governo. Il mio non è un atto di eroismo, ma adesso c'è bisogno di guardare in faccia la realtà. Intanto occorre fare fronte all'esodo nel weekend, con i posti sui treni già esauriti, in particolare verso sud, prima della scadenza del 21 dicembre per gli spostamenti tra regioni. Ma questo fine settimana sarà anche l'ultima occasione di shopping libero prima della stretta. Insomma, file ed assembramenti visti come un pericolo per la possibile impennata dei contagi, cosicché il Ministero dell'Interno ha disposto più controlli in stazioni e aeroporti e sui locali nelle aree della Movida. La linea è stata decisa nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal ministro Luciana Lamorgese. Già previsto lo schieramento di almeno 70.000 unità delle forze dell'ordine negli ultimi giorni, già più visibili nelle verifiche sulle strade delle città. La campagna vaccinale anti-Covid inizierà dagli operatori sanitari e dagli anziani ospiti del RSA. La Sicilia è la seconda regione d'Italia ad aver attivato un form di registrazione per la vaccinazione. Già in 2.500 si sono registrati. L'assessore regionale alla salute, tanto più alta sarà l'adesione, più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini. La campagna vaccinale con il governo nazionale ci vede impegnati. La Sicilia ha individuato un primo target di 141.000 persone che sono state richieste dal governo nazionale. Si tratta del personale sanitario, della sanità pubblica, di quella erogata dai soggetti di diritto privato, i medici di famiglia, i pediatri, gli specializzandi, le persone chiamate a lavorare nell'emergenza coronavirus e ovviamente personale e anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite. Sarà disponibile sempre sul sito siciliacoronavirus.it una sezione dedicata agli operatori sanitari. Chiediamo a tutti di indicare la loro pre-volontà di sottoporsi alla vaccinazione. È importante perché ce lo chiede il governo nazionale, che vuole impegnare le dosi in maniera adeguata perché nessuna vada dispersa, e mai come in questo momento possiamo comprendere come questo sia fondamentale ed importante, ma c'è anche un messaggio bello da dover dare a tutti i cittadini siciliani. Io sono convinto che quanto più consapevole e quanto più alta sarà l'adesione degli operatori siciliani, tanto più forte sarà il messaggio che arriverà a tutti i cittadini. Una valutazione sulla
curva epidemiologica in Sicilia, su come stia progredendo e gradualmente calando la pressione sulle terapie intensive, sui reparti di degenza e anche sulle strutture di pronto soccorso. Ovviamente questo fa ben sperare per i prossimi giorni e monitoreremo con attenzione quello che accade in ogni provincia e in ogni territorio. C'è poi una grande questione che è ovviamente sotto la nostra lente di ingrandimento, che è quella dei rientri in Sicilia. Grazie ai tanti cittadini siciliani che hanno deciso di registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it indicando il loro rientro a casa, sono stati quasi 40.000, ancora non siamo nel cuore del rientro, e con una percentuale tra il 6 e il 7% di soggetti già rientrati che avevano già effettuato un tampone molecolare. Altri invece si sono recati nei drive-in, tanto in quelli dell'aeroporto di Catania, di Palermo, della Caronte e Messina, e da stasera anche all'aeroporto di Trapani. Ci siamo stati con il presidente della regione, abbiamo visto come questo meccanismo stia riscuotendo abbastanza adesione. Le persone vogliono rientrare, ma vogliono essere controllate e vogliono poter vivere in famiglia con i propri nonni, con i propri familiari, con i propri genitori alcuni giorni di festa, che quest'anno sarà una festa particolare e all'insegna dello stare insieme. Già in navigazione verso l'Italia i 18 pescatori mazzaresi trattenuti a Bengasi per oltre 108 giorni. La gioia dei familiari nell'apprendere l'inaspettata notizia a pochi giorni dal Natale. Hanno mollato le ancore, hanno lasciato il porto di Bengasi diretti a Mazara i due motopescherecci della marineria mazzarese con a bordo 18 pescatori trattenuti dai libici per 108 giorni. Antartide e Medinea, insieme ai loro equipaggi, composti da 8 marinai italiani, 6 tunisini, 2 senegalesi e 2 indonesiani, erano stati sequestrati dai libici di Haftar durante una battuta di pesca in acque internazionali che i libici affermano essere di pertinenza dello Stato africano. Da qua una lunga prigionia per i pescatori di Mazara del Vallo, conclusa pochi giorni prima del Natale. Ieri la svolta, quando il premier Giuseppe Conte e il ministro degli esteri sono volati a Bengasi, hanno concluso la trattativa che ha portato alla liberazione degli uomini della marineria mazzarese. Alla notizia, la festa dei familiari in trepidazione per la sorte dei loro cari. Mi ha detto che stanno per tornare, in 3 giorni saranno qui, e che sta bene, sta di salute, cioè si vede anche che, cioè, non vede l'ora di tornare. Si vede che è commosso. Mi trovavo fuori per lavoro e, diciamo, giustamente non sono più riuscito ad andare a lavorare, a continuare a lavorare, perché le chiamate arrivavano, diciamo, di gioia frequentemente. E ha parlato mia cognata, mi ha detto, dice, tutto a posto, dice, quindi non è, ci auguriamo, diciamo, di abbracciarlo prima possibile e di coccolarcelo. Abbiamo atteso 108 giorni per questa notizia, è finalmente arrivata e adesso possiamo solo aspettare i nostri pescatori e festeggiarci il Natale come si deve. Che cosa ci rimane di questo periodo così terribile? Cosa rimane dentro di tutti noi? Rimane una comunità che è una, senza distinzione di razza, e in quest'aula è stata così. Qualche ora fa i pescatori, che hanno dovuto far ricaricare le batterie dei pescherecci fermi in rada da 3 mesi, hanno finalmente puntato la prua verso Mazara. Il loro arrivo è previsto per domenica. E qualche ora fa abbiamo raggiunto via Skype Marco Marrone, armatore del Medinea e la mamma di uno dei pescatori che dall'aula consiliare di Mazara ci hanno confermato che domenica finalmente potranno riabbracciare i loro cari. Finalmente i vostri familiari hanno diretto la prua verso Mazara del Vallo. Sì, finalmente ieri sera all'una di notte hanno mollato le cime e sono in direzione Mazara, dove arriveranno domenica. Non sappiamo ancora l'orario, però domenica saranno qua con noi. Una buona notizia, una gioia inaspettata a pochi giorni dal Natale. Eh sì, è quello che chiedevamo, è quello che speravamo, e finalmente da ieri per noi è iniziato il Natale, diciamo così. Ieri avete festeggiato tutti insieme, tutti i familiari, dando prova che Mazara del Vallo è una città aperta dove le persone che lavorano
all'interno della vostra comunità sono diventate a tutti gli effetti italiani e mazzaresi. Sì, sicuramente qua eravamo tutti insieme con le famiglie anche dei tunisini. Ieri è stato un momento dove ci siamo abbracciati, abbiamo pianto, e un momento veramente di festa. Poi sarà ancora più festa quando domenica vedremo i ragazzi e potremo abbracciare anche a loro. Veramente abbiamo passato giornate brutte, bruttissime, erano quasi tutti giù. Però ieri, come abbiamo sentito questa notizia che l'hanno liberato, abbiamo fatto lacrime di gioia. Io dicevo sempre che volevo abbracciare a mio figlio e tutti i pescatori. E aspetto con ansia queste 24 ore, quelle che sarà. La prima cosa voglio guardare a mio figlio e lo voglio abbracciare, veramente, perché ne ho bisogno di abbracciare a mio figlio. E allora grazie, grazie per essere intervenuti e speriamo al più presto di avere ospiti anche finalmente i nostri amici, i nostri pescatori di Mazara del Vallo che hanno tenuto duro per 108 giorni, dando prova anche di grande resistenza interiore. Ancora coronavirus, accordo su ripartizione ristori a personale medico. Si è conclusa ieri sera la trattativa tra l'assessorato regionale della salute e le parti sociali. Si è conclusa ieri in tarda serata la trattativa tra l'assessorato regionale della salute e le parti sociali per la ripartizione dei fondi di ristoro per l'attività Covid-19 svolta nelle aziende ospedaliere e sanitarie siciliane dal personale medico, infermieristico, sanitario e dirigenziale, nonché per il personale della SEUS 118. Una svolta salutata positivamente dalla UGL siciliana presente all'incontro, coordinato dal capo della segreteria tecnica dell'assessorato Daniele Sorelli, con Carmelo Urzi e Raffaele Lanteri, segretari delle federazioni regionali sanità e medici, che sin dall'inizio si sono battuti per l'erogazione di queste ulteriori somme, giunte a oltre 30 milioni di euro a livello nazionale isolano. Siamo anche soddisfatti per aver ottenuto una suddivisione che prevede per il 50% il criterio del numero dei casi di coronavirus trattati da ogni struttura e per il 50% il dato numerico della popolazione presente nell'area provinciale. Questo consente un equilibrio tale da poter garantire in modo adeguato anche le realtà meno popolose, sottolineano i due sindacalisti. Sotto l'albero di Natale, dunque, i dipendenti di ASPI ospedali troveranno la contrattazione decentrata in ogni struttura per la successiva esecuzione delle liquidazioni in busta paga, secondo i parametri in funzione dell'esposizione stabiliti dal decreto assessoriale del 29 maggio e con il successivo protocollo d'intesa del 24 giugno. Durante il vertice si è inoltre discusso delle analoghe somme da stanziare per quest'anno anche in favore degli operatori della SEUS 118 a gennaio e quindi con lo stipendio di febbraio, ma anche dei 1.000 euro una tantum per ciascun lavoratore dovuti a seguito dell'adeguamento del contratto AIOP-ARIS, che sono stati versati in questi giorni, così come da impegno assunto dall'assessore regionale Ruggero Dazza con la UGL. Ancora una volta vogliamo ringraziare il governo Musumeci, concludono Urzia e Lanteri, e lo stesso assessore per la grande attenzione che ha prestato nei confronti delle centinaia di unità lavorative che operano nel sistema sanitario siciliano pubblico, ma anche per l'ascolto nei confronti delle rivendicazioni che noi come UGL abbiamo portato avanti, perché crediamo fortemente che tutto il personale meriti di essere sempre più sostenuto ed incentivato, soprattutto in una fase altamente delicata come questa. Non si fermano i casi di coronavirus all'ospedale in Grassia di Palermo. Sono 17 i nuovi positivi dopo i casi messi in evidenza sabato scorso nel reparto di geriatria. 11 operatori in servizio alla geriatria dell'ospedale in Grassia di Palermo e 6 pazienti ricoverati nello stesso reparto sono risultati positivi al Covid-19. I degenti sono stati già trasferiti in strutture ospedaliere e residenziali dedicati alla cura e all'assistenza dei pazienti affetti dal coronavirus. Gli 11 operatori sono invece in isolamento domiciliare. Tutti i positivi sono stati individuati a seguito dei tamponi molecolari effettuati ogni 48 ore, dopo che nella giornata di sabato scorso erano
erano stati accertati, sempre nel reparto di geriatria, 7 pazienti positivi. Sono finora complessivamente 24 i positivi riscontrati nella struttura, 11 operatori e 13 pazienti. Il reparto, già più volte sanificato, continua a funzionare per gli altri degenti risultati negativi al tampone. Gli operatori attualmente in servizio indossano i dispositivi di proiezione individuale abitualmente utilizzati negli ospedali Covid. La direzione aziendale ha attivato nei giorni scorsi il rischio clinico per l'analisi dei processi e per la verifica dei protocolli operativi sulla sicurezza dei pazienti. Il contagio, spiega in una nota l'ASP di Palermo, avrebbe avuto origine da un paziente che dopo 2 tamponi negativi è risultato positivo al terzo test. Il contagio al momento risulta circoscritto al reparto di geriatria. L'ospedale Ingrassia è un nosocomio riservato a pazienti no Covid. Saranno intensificate le operazioni di controllo del personale a garanzia della sicurezza di tutti. L'IRFIS in supporto delle imprese siciliane, erogati 2.700 finanziamenti nel 2020, sono soprattutto le imprese giovanili e femminili, le start-up, a chiedere ed ottenere un sostegno. La pandemia nell'ultimo anno ha certamente esasperato la crisi economica delle imprese siciliane. Le misure finanziarie messe in campo a livello nazionale non riescono a sopperire ai mancati guadagni ed alcuni comparti, come quello dei ristoratori e degli albergatori, sono particolarmente in sofferenza. Spesso si registrano perdite rispetto al precedente anno di oltre l'80%, che costringono molti esercizi a rimanere chiusi e talvolta a non avere neanche la prospettiva di rialzare la saracinesca. Negli ultimi 2 anni l'IRFIS ha lavorato per cambiare radicalmente la propria missione. Non è più la banca della regione, ma si è trasformata nella banca a sostegno delle imprese siciliane, dichiara il presidente Musumeci, e sono i numeri a parlare. Solo per fare un esempio, nel 2017, prima del nostro insediamento, l'IRFIS aveva deliberato appena 59 finanziamenti. Nell'anno 2020 il numero delle imprese a cui l'IRFIS ha dato un supporto economico è di circa 2.700. Sono soprattutto le imprese giovanili e femminili, le start-up, a chiedere e ottenere un sostegno, e da ottobre di quest'anno l'IRFIS ha deliberato finanziamenti per oltre 3 milioni e mezzo di euro, con tempi medi di istruttoria di appena 4 settimane, un risultato su cui nessuno prima avrebbe mai potuto scommettere, grazie anche al lavoro messo in campo dall'assessore per l'economia Gaetano Armao, che segue con attenzione l'attività dell'istituto e ha concretamente voluto lo sblocco del Fondo Sicilia. Dal mese scorso l'IRFIS è diventata anche soggetto in house della regione siciliana ed ha completato il processo di trasformazione voluto dal governo Musumeci per diventare strumento operativo al servizio delle realtà produttive dell'isola. Sbloccati 1,6 milioni per il bacino di carenaggio del porto di Trapani, al via la manutenzione straordinaria. È stata pubblicata la gara per il completamento della manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio del porto di Trapani. Lo ha annunciato l'assessore alle attività produttive della regione siciliana, Mimmo Turano. La gara d'appalto del valore complessivo di 1,6 milioni di euro è stata pubblicata nei giorni scorsi dal Dipartimento regionale delle attività produttive ed è finalizzata a rendere il bacino trapanese operativo e fruibile per la cantieristica siciliana. L'infrastruttura oggetto dell'intervento di manutenzione, ha spiegato l'assessore Turano, è un'imbarcazione per la sua operatività necessaria, la cosiddetta rimessa in classe di navigabilità. Nello specifico, gli interventi che saranno effettuati saranno di 2 tipi, uno elettrico e uno metalmeccanico. Gli interventi di manutenzione straordinaria si sono resi necessari, oltre che per il passare del tempo, per la natura e la specialità dell'infrastruttura, che ha dovuto seguire rigide prescrizioni del registro navale italiano, ma anche per far fronte al grave furto della stragrande maggioranza dei cavi e componenti elettrici di alimentazione del bacino e il conseguente danneggiamento delle attrezzature di supporto all'impianto elettrico. Luce verde anche a Palermo per il rilancio dell'industria cantieristica. È stato infatti firmato lo scorso 14 dicembre nella sede di Fincantieri a Roma da Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, e Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, l'atto di concessione demaniale in favore di Fincantieri, che ha come obiettivo la creazione nello scalo siciliano di uno dei poli navalmeccanici più importanti nel Mediterraneo. L'accordo genererà una vera e propria rivoluzione anche
nell'assetto infrastrutturale oltre cooperativo del porto di Palermo, destinando un'area estesa, oggi composta da un bacino d'acqua e piazzali, a un moderno stabilimento da adibire alla costruzione di navi, accanto alle riparazioni e alle grandi trasformazioni navali, settore nel quale Fincantieri ha maturato notevole esperienza negli ultimi anni. L'accordo rappresenta un'eccezione nel quadro dei rapporti fra imprese e istituzioni, imponendo quel cambio di passo che Palermo attendeva da anni. Continua la campagna della colletta alimentare per aiutare le famiglie disagiate. In questi giorni in Sicilia il tour del truck Coca-Cola. Ascoltiamo Maria Albano, direttore del Banco Alimentare della Sicilia Occidentale. Colletta alimentare è l'iniziativa del Banco Alimentare che si svolge da ogni anno, da oltre 20 anni. Anche quest'anno vede delle collaborazioni importanti, come ad esempio quella con Coca-Cola, che è uno degli sponsor principali della colletta di quest'anno. Coca-Cola, come dicevo, essendo uno sponsor della colletta, innanzitutto ci aiuta a sostenere tutte quelle che sono le spese logistiche della colletta, quindi banalmente ad esempio ci aiuta ad acquistare le scatole nelle quali vengono poi riposte gli alimenti che tradizionalmente si raccolgono durante la colletta. Come ben sappiamo però la pandemia ha influito anche sulle nostre tradizionali attività della colletta, quindi quest'anno non abbiamo potuto fare la colletta in presenza con la raccolta diretta degli alimenti da mettere appunto nelle scatole, ma abbiamo optato per una colletta tramite delle charity card e quindi una colletta, se vogliamo, dematerializzata, che prevedeva appunto l'acquisto di queste card e la conversione poi dell'equivalente raccolto in generi di prima necessità. Consideri che alla fine della colletta di quest'anno abbiamo raccolto 2.600 tonnellate, che sono l'equivalente di circa 5 milioni e 200 mila pasti, un risultato importante se si considera soprattutto la modalità particolare che abbiamo dovuto tenere quest'anno di svolgimento della colletta stessa. Noi come Sicilia Occidentale gestiamo le zone di Palermo e provincia, Trapani e provincia e parte della provincia di Agrigento. Consideri che ci attestiamo su circa 90.000 indigenti che sono assistiti da delle strutture caritative che prendono da noi alimenti e li distribuiscono direttamente. Coca-Cola ha voluto fare lo stesso il tour in diverse città d'Italia, partendo dal nord Italia fino ad arrivare qui da noi in Sicilia, e semplicemente passando e non sostando nelle varie città, ma passando trasmettendo in contemporanea dei canti natalizi. Il nuovo sovrintendente della Fondazione Erice Arte, Giordano Bruno Guerri, ha organizzato per le strade di Erice una mostra all'aperto di Domenico Pellegrino, l'artista siciliano che crea opere di luce. Le installazioni sono accompagnate dalle canzoni di Franco Battiato come omaggio a un altro grande artista siciliano. Ad Erice un percorso attraverso le mie installazioni per raccontare le storie, la tradizione siciliana. Attraverso i vicoli di Erice è possibile scrutare le opere accese, un messaggio di speranza, di luce, che in questo momento aiuta anche psicologicamente e invoglia chi vuole andare in giro e scoprire un posto fantastico come Erice. La Fondazione Erice Arte, che mi onoro di presiedere da poco tempo, non poteva sopportare di lasciare Erice al buio in questo periodo natalizio. E allora abbiamo chiamato Domenico Pellegrino, grande artista siciliano, che ha illustrato le strade della città con sue opere luminose, magnifiche, gioiose, allegre, e che verranno accompagnate dalla musica stupenda di un altro siciliano, Franco Battiato. Quindi un museo a cielo aperto, in piena sicurezza, che ci accompagnerà per tutte le feste natalizie. È un percorso dedicato alla luce, in un momento di buio, in momenti cupi che sta vivendo la Sicilia, non solo la Sicilia, il nostro paese, a causa dell'emergenza sanitaria, però la luce è un messaggio di speranza ed è un messaggio augurale in vista del Natale e anche in vista del nuovo anno, il 2021, che deve essere un anno luminoso,
lasciandoci alle spalle le ombre e il buio di questo 2020. È frutto della collaborazione con la Fondazione Rice Art, il nuovo sovrintendente, il professore Giordano Guerri, che ci onoriamo insomma di avere tra noi, e anche il dottore Lorenzo Zichichi, anche quindi la Fondazione Ettore Majorana, quindi frutto di questa, diciamo, fruttuosa e proficua collaborazione. E quindi è nata insomma questa idea di fare qualcosa, seppur con non sobrietà, dare comunque segnali di speranza. E la presenza di queste opere artistiche dell'artista Domenico Pellegrino, un artista siciliano che gratuitamente, questo è giusto che lo diciamo, sottolineiamo, vuole valorizzare attraverso questo percorso all'aperto, attraverso queste sue magnifiche opere appunto di luce, quindi anche qui un simbolo di speranza e di fiducia. Nessuna modifica alle riduzioni delle retrocessioni in Serie C a tre sole squadre, ma tutto verrà rinviato alla prossima stagione. Vediamo quindi quali sono le ipotesi di riforma dei campionati di B e C e del mercato. La decisione durante la riunione di Lega. Non verrà modificata nel corso della stagione la riduzione delle retrocessioni in C a tre sole squadre, ma di rinviare il tutto alla prossima stagione, con contestuale conferma del format a 20 squadre. Questo significa che dal prossimo anno saliranno dalla C alla B solo le prime di ogni girone, senza appendice dei play-off. Tutto ciò renderà più difficile arrivare in Serie B per chi non vince il campionato. Ovviamente in attesa che il tutto si formalizzi, si può dedurre quindi che i rosa devono fare il possibile per provarci almeno quest'anno, e a questo punto tramite il play-off. Se passano le richieste della B, tre retrocessioni con format invariato a 20, con sole tre promozioni dalla C, diventerebbe veramente difficile essere promossi. A questo punto il mercato di gennaio potrebbe essere l'occasione per provare a rinforzare la rosa, inserendo elementi in grado di fare la differenza e permettere alla squadra di Boscaglia di provarci. Il popolo rosanero aspetta con ansia questa finestra di mercato nella speranza che la società possa migliorare la squadra, per cercare di inseguire il sogno della promozione che ad oggi appare assai arduo. In questo momento non ci sono nomi che circolano come è giusto che sia. Si attendono evidentemente queste due gare importanti con Vibonese e soprattutto quella al Barbera con il Bari, test probante per capire quanto come organico il Palermo sia vicino a chi sulla carta è il super favorito alla vittoria finale. Ternana permettendo. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla seconda edizione di Media News.